benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Daniele. Oggi andremo a parlare delle curve in fuoristrada, come le affrontiamo e quali posizioni andremo ad assumere. Per affrontare una qualsiasi manovra in fuoristrada dovremo imparare a leggere il terreno. È vero che la tecnica è una, ma questa tecnica andrà a modificarsi in base al terreno che incontreremo durante la nostra corsa in fuoristrada. Come dicevamo nel video precedente, nel 99% dei casi in fuoristrada guideremo in piedi, non solo per andare dritto o per frenare, ma anche per fare le curve. Iniziamo col dire che se in navigazione dovrò modificare la mia traiettoria, quindi dovrò semplicemente spostarmi a sinistra o a destra, in linea di massima mi basterà premere sulla pedana nella direzione in cui voglio andare. Se io ho un ostacolo e voglio soltanto spostarmi sulla sinistra, mi basterà premere con la gamba a sinistra e la moto si sposterà a sinistra. Il mio corpo, di conseguenza, non deve seguire la moto, ma dovrà restare dritto. Quindi premo sulla gamba a sinistra e mantengo l'asse e il baricentro centrale, perché la moto tenderà a inclinarsi sulla sinistra. Io dovrò cercare di far mantenere quanto più grip e quanto più equilibrio alla moto. Ovviamente lo devo fare io, perché la moto seguirà la mia manovra, quindi premo sulla sinistra e la moto andrà a sinistra. Io tenderò a stare dritto e mantenere il baricentro centrale. Di conseguenza, se devo andare a destra, farò la stessa cosa. Premo sulla pedana destra e mantengo il baricentro sempre centrale. Basterà tenere il manubrio senza dover girare, ma semplicemente premere sulle pedane. Ricordiamoci che anche mentre premo sulle pedane devo mantenere le gambe salde sulla moto. Premo, la moto tenderà a piegarsi, io cercherò di rimanere dritto. Quando invece arriverò in curva, i movimenti dovranno accentuarsi, quindi andrò a frenare, premo con la gamba sinistra se la curva è a sinistra e spingerò con la mano sinistra sul manubrio. Ovviamente, ripeto, siamo in quarantena, quindi diventa un po' complicato. Cercherò di spiegare al meglio. Quindi premo con la gamba interna alla curva, spingo con la mano interno alla curva sul manubrio, quindi mi troverò in questa posizione. Il corpo deve rimanere dritto. Più la curva diventerà stretta, la moto dovrà scendere, io dovrò rimanere quanto più dritto fino addirittura uscire dalla moto. Quindi moto interna, corpo esterno. Viceversa, se la curva a destra, spingo con la gamba destra, spingo con la mano destra, esco dalla moto a sinistra. Mantengo il baricentro centrale, perché ovviamente essendo in fuoristrada il grip sarà molto precario. Quindi sarò io a dover stabilire il baricentro della moto. Più la curva sarà stretta, più la moto tenderà a scendere, più io dovrò uscire dalla moto. Una volta finita la curva, dovrò accelerare, avanzare, scaricare quanta più potenza, mantenere il grip con l'anteriore e mano a mano raddrizzarmi per poi indietreggiare. Ovviamente il peso del corpo durante la curva, quindi durante la manovra di curva, dovrà stare in un compromesso tra mantenere il grip nell'anteriore, quindi avanti, in fase di accelerata avanzare sempre di più. Quando invece sarò in un punto neutro dove il gas sarà costante, dovrò stare un pochettino più indietro. Detto così può sembrare complicato. Appena finirà questa quarantena andremo a vedere nell'atto pratico, nell'atto dinamico, come affrontare la curva. Ci saranno i casi in cui io potrò affrontare delle curve da seduto. Ovviamente il terreno deve stare dalla nostra parte, ci deve essere un buon grip. La manovra e la posizione del corpo sarà la stessa. Freno, nell'ingresso in curva avanzerò, inizierò a spingere subito con la gamba interna, spingo con la mano interna, esco dalla moto. Più la moto si abbassa, più dovrò uscire dalla moto. Il nostro peso tenderà sempre ad avanzare, quindi più la curva sarà stretta, più esco, avanzo, darò
grip all'anteriore e scaricherò la potenza sul posteriore. Viceversa, premo sulla destra, esco dalla moto, spingo con la mano interna, completata la curva andrò ad aprire il gas, avanzerò quanto più possibile, scarico la potenza e esco di curva. Ricordiamoci che la guida in off-road è molto dinamica. Da fermo queste posizioni possono sembrare assurde o ridicole, ma in movimento, muoversi sulla moto è fondamentale, non rimarremo mai troppo a lungo nella stessa posizione. Le condizioni in off-road cambiano repentinamente, saremo sempre costretti a cambiare la dinamica e l'assetto della nostra moto. La teoria per come affrontare le curve in fuoristrada potrebbe anche finire qui. È fondamentale ovviamente fare quante più prove possibili, eventualmente sbagliare per poi andare a correggerci. Per chi volesse provare, mi raccomando, è fondamentale l'abbigliamento, a partire dal casco a finire con gli stivali. Mettetevi in condizioni di sicurezza e iniziate piano piano, step by step. Imparate prima le posizioni da fermi, cercate di capire cosa succede al vostro corpo e come si comporta la moto a partire da fermi. Poi inizierete a ingranare la marcia e iniziare piano piano a fare tutti i movimenti. Ovviamente io sono sempre disponibile, lascio come sempre i miei contatti in descrizione e per chi vuole togliersi un dubbio fin da subito lasciate un commento. Iscrivetevi alla pagina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!